Nella maggior parte dei paesi in cui Medici Senza Frontiere opera, di solito l'acqua è qualcosa che la mattina ci si alza e la prima cosa che si va a cercare l'acqua. Di solito sono i bambini che lo fanno nelle famiglie perché non devono andare a lavorare e quindi la mattina si alzano e vanno con una tanica di plastica a cercare l'acqua. Qualche volta è a poche centinaia di metri e quindi in pochi minuti si può andare e poi portarla a casa. Tante volte è più lontana e bisogna camminare molto di più. E quindi questa è la situazione in tantissimi paesi, vuol dire che una famiglia magari di 5 persone ogni giorno non usa tutta l'acqua che usiamo noi, usa magari 20 litri a testa, dipende da quanto lontana è la fonte d'acqua e quanto è abbondante l'acqua. Quindi tutta l'acqua che viene utilizzata per bere, quindi 2-3 litri al giorno per persona, per cucinare, per lavarsi e per lavare la propria casa bisogna calcolarla bene e controllarla perché sapete che un chilo, ogni litro d'acqua pesa un chilo, quindi quando noi dobbiamo trasportare 20, provate a riempire la valigia con 20 kg per andare a prendere l'aereo, pesa. E se dobbiamo fare 10 giri da casa nostra fino alla sorgente per portare a casa ogni volta una tanica di 20 kg, vuol dire che la nostra occupazione principale della giornata è proprio fare questo. Quindi in ogni famiglia, in tantissimi paesi, in ogni famiglia c'è qualcuno che passa la giornata solo a portare l'acqua a casa. Cosa succede con il cambio climatico? Quest'acqua che è così difficile da trovare in qualità sicura, una qualità che ci permette di berla senza ammalarci, e in quantità sufficiente, perché comunque dobbiamo berne abbastanza ogni giorno per sopravvivere, e dobbiamo anche averne per lavarci, perché se non ci laviamo ci sono comunque altre malattie ci possono arrivare. In una situazione già così complicata, provate a pensare cosa succede se il normale succedersi delle piogge durante l'anno cambia, perché cambia proprio il tempo atmosferico, la meteorologia del nostro paese e la sorgente che prima si trovava a 50 metri di distanza dalla nostra casa, dal nostro villaggio, si prosciuga perché non viene la falda da cui la falda che alimentava questa sorgente naturale. Si prosciuga perché non arrivano più abbastanza piogge per ricaricarla durante l'anno e quindi non abbiamo più una sorgente a 50 metri di distanza, ma ce l'abbiamo a 5 km. E quindi cosa succede? Tutta la vita della famiglia deve riorganizzarsi in modo da poter fare 10 volte al giorno quei 5 km per andare a una sorgente più lontana, oppure dobbiamo ridurre la quantità di acqua che usiamo ogni giorno, perché se sono 5 km non lo faremo più 10 volte al giorno, lo faremo una magari. Quindi vuol dire che anche l'acqua che possiamo bere deve diminuire, altrimenti non è più sostenibile. Oppure succede che l'unica fonte che rimane a disposizione a una distanza ragionevole non è poi di così buona qualità, perché magari abitiamo vicino a una miniera di quelle un po' informali, si dice, o anche quelle ben organizzate con una grossa impresa che arriva con tutte le macchine necessarie, eccetera, che però non si preoccupa molto di dove va a finire l'acqua una volta che è servita per tutti i processi necessari a separare i minerali che vengono estratti nella miniera e rilascia l'acqua di processo nel fiume e quest'acqua del fiume va poi a contaminare la falda. Quindi magari la sorgente che una famiglia va a utilizzare ogni giorno in realtà è piena di altre cose che non ci dovrebbero stare nell'acqua che beviamo. Il cambiamento climatico fa sì che si debbano cercare nuove sorgenti d'acqua, nuove fonti d'acqua per l'approvvigionamento quotidiano e che spesso queste fonti d'acqua non sono poi così comode e così sicure come lo erano prima. Molto spesso la quantità d'acqua disponibile si riduce e quindi molto spesso questo coincide con un impoverimento della qualità, perché se ci fosse una fonte di inquinamento, per esempio una miniera, che contaminava un grande fiume. Se questo fiume poco a poco si prosciuga, ha più una portata di 1000 litri d'acqua al secondo, ma si riduce a 100 litri d'acqua al secondo, quello stesso inquinamento che prima faceva sì che, bene o male, si potesse ancora bere quest'acqua per 30 anni senza ammalarsi, se la concentrazione dell'inquinante aumenta, quest'acqua non è più così sicura e ci si ammala dopo 10 mesi che si beve quest'acqua invece che dopo 30 anni. Quindi ci sono tante cose che cambiano e purtroppo quello che sta cambiando molto spesso non è solo la qualità e la quantità dell'acqua, ma anche gli eventi atmosferici. Quindi magari pioveva in un posto in cui prima pioveva per 3 mesi un pochino ogni giorno,
Piove solo una volta dopo 6 mesi e quindi ovviamente è molto più complicato immagazzinare l'acqua. Si rischia di avere inondazioni quando prima l'acqua defluiva normalmente per i fiumi dove prima scorreva per secoli. E ancora quando abbiamo eventi catastrofici l'acqua diventa un grandissimo problema perché quella che è disponibile diventa non più adatta al consumo umano, non è più potabile. E bisogna controllare l'acqua in eccesso che invade le case, le strade, gli ospedali e così via.